Buonasera amici telespettatori di Serenissima Televisione e di Canale Italia. La famiglia è la stessa. Affronteremo un argomento questa sera che va al di là delle mie capacità, delle mie possibilità. Sono sincero, metto la mano avanti, quindi se commetto qualche errore, gli amici che fra poco andrò a presentarvi non me ne vogliano, devono correggere la mia ignoranza. Perché questa sera dedicheremo la serata agli UFO e il Pentagono. Rivelazione epocale o verità manipolata? Questo è il vero titolo. Noi l'abbiamo abbreviato, abbiamo detto UFO e Pentagono. Perché? Perché era dagli anni 50-60 che non si parlava praticamente più di progetti militari segreti, di studio sull'UFO, gli oggetti volanti non identificati. Sembrava che il tema non interessasse più a nessuno nelle alte gerarchie del Pentagono. Invece, a dicembre del 2017, udite, udite, esce una notizia bomba a spazzar via questa errata impressione. In quella data, infatti, un ex agente della CIA, Luis Elizondo, testimonia di aver diretto un programma super segreto di studio sugli UFO condotto proprio da parte del Pentagono e i cui uffici si trovano nell'anello 5 al quinto piano dell'edificio, sede del comando della potenza militare americana. A volerlo e a trovare i fondi, dicono, sia stato il senatore democratico Harry Reid, all'epoca leader della maggioranza del Senato americano, che ha destinato la maggior parte dei fondi alla società del suo amico multimilionario Robert Bigelow, attualmente collaboratore della NASA per la progettazione di nuovi veicoli spaziali. È notevole che Bigelow abbia affermato pubblicamente, anche nel celebre programma 60 minuti della CBS, di essere assolutamente convinto che gli alieni esistono e che gli UFO hanno visitato la Terra. Il progetto di ricerca denominato AATIP, l'Advanced Aerospace Threat Identification Program, cioè programma avanzato di identificazione delle minacce aerospaziali, affermò Elizondo, sarebbe iniziato nel 2007 e terminato nel 2012 per mancanza di fondi, dopo aver speso in quei 5 anni ben 22 milioni di euro. Successivamente Elizondo ha rilasciato interviste sul tema e una delle sue forti e sconcertanti affermazioni è la seguente. È anche vero che ci sono state sempre da parte di Elizondo importanti conferme sintetizzate in questa sua affermazione. Cioè, il nostro programma AATIP aveva due obiettivi: capire cosa fossero e come funzionassero gli UFO. Alla luce delle esperienze accumulate in quegli anni, non posso dirvi cosa questi oggetti sono, ma posso dirvi con sicurezza cosa non sono. Non sono terrestri, dato che non appartengono all'inventario di nessuna potenza terrestre. A questo punto, come presentazione, io mi fermerei qui, perché sono stati girati tantissimi filmati, tantissime notizie abbiamo avuto, e andremo a parlarne questa sera il Pier Giorgio Caria. Buonasera Pier Giorgio, ricercatore e documentarista. Dico bene Pier Giorgio? Sì, esatto Vito. Ho lavorato per anni per realizzare documentari per il programma Voyager di Rai 2 e anche per televisioni estere. E so che sei stato anche, hai fondato l'associazione culturale No Profit Nuovo Cielo, Nuova Terra. Sì, è un'associazione con cui assieme agli amici, fondatori e soci ci prefiggiamo di amplificare questo discorso, di divulgare queste preziosissime informazioni ed altre a latere, comunque collaterali, perché
dalla mia ultra trentennale ricerca, presumo e sono certo che questa realtà inciderà moltissimo sul presente e sul futuro dell'umanità. Quindi i fatti che stanno accadendo, che tu hai presentato, li ritengo di primaria importanza perché hanno una portata molto grande, soprattutto in questo periodo dove comunque stiamo vivendo la crisi generata dalla pandemia e sottilmente c'è un certo collegamento. E capiremo molte cose, mi auguro, con questa trasmissione. Sarete voi i fautori di questo, perché facciamo informazione che nessun'altra televisione ha fatto o credo che farà così capillare come la faremo noi questa sera. Tu con i soci continui ad occuparti anche di ricerche e divulgazione sulla presenza di evolute civiltà extraterrestri in visita nel nostro pianeta, sulla filosofia cosmica e sulla scienza dello spirito. Ho detto Sì, hai giusto? detto giusto, Vito. L'ultima cosa è una parola che credo molti non capiranno. Io ebbi un padre spirituale, Vito, che era un grande contattista italiano, che è passato a miglior vita nel 2006, ed è un contattista che per 40 anni ha diffuso un'enorme quantità di comunicazioni provenienti da questi esseri evolutissimi. E una delle cose che a me all'epoca, ancora ragazzino e ancora ferroviere, all'epoca lavoravo con le ferrovie dello Stato, che mi scioccò fu che queste civiltà non studiano solo l'aspetto fenomenico materiale della creazione, ma ne studiano le grandi leggi da cui poi scaturiscono tutte quelle leggi fisiche, compresa la nostra intelligenza. Quindi per questi esseri non esistono le religioni o i credo religiosi così come noi li pratichiamo oggi. Per loro c'è una scienza della materia e una scienza dello spirito che con leggi supreme e perfettamente scientifiche spiegano la reale natura dell'uomo e della creazione. Quindi il vero essere umano non è il corpo è il contenitore di un'entità eterna, spirituale, di una intelligenza o ego sum, se vogliamo chiamarlo così, che è governato da leggi. Posso fare in questo senso un'osservazione pratica abbastanza palese, che forse stupirà per la sua semplicità, ma che in migliaia di anni l'uomo non ha realizzato, e addirittura le religioni sono uno dei più grandi motivi di dissidio e di guerra tra gli esseri umani, assieme ovviamente a quello del potere e del dominio. Nonostante tutte le differenze nelle religioni che si praticano nel nostro pianeta, compreso l'ateismo, tutti gli esseri umani, anzi tutti i regni viventi, quindi il vegetale, l'animale e l'umano, tutti soggiacciamo ad un'unica legge naturale, che è quella di nascere, crescere, invecchiare e morire. Quindi i credo religiosi sono dei credo, ma la legge naturale è unica per tutti. Quindi, da questo possiamo dedurre che se c'è un'unica legge naturale, c'è un'unica entità creante che ha determinato delle leggi a cui noi non ci possiamo opporre, perché nessuno vorrebbe invecchiare, certamente, tantomeno morire. E quello che sta accadendo nella società odierna, dietro la paura della morte scatenata dalla pandemia o dalla supposta pandemia, ne è un esempio chiarissimo. Invece questi esseri hanno una scienza che studia le leggi scientifiche che determinano la nascita, la crescita, la morte dell'essere umano e anche quello che accade dopo. Quindi, concetti straordinari che la nostra società ancora non contempla. E poi abbiamo l'ingegner Massimo Angelucci, laureato in ingegneria civile, specializzato in calcoli strutturali e tecnologia dei materiali, e segretario generale e coordinatore scientifico del CUN, Centro Ufologico Nazionale, a cui è iscritto da ben 44 anni. È così, ingegnere? Buonasera a tutti, intanto sì, effettivamente è così. Cominciai a occuparmi di questo argomento quando avevo la tenera età, se così si può Eh dire. beh, da Tre, 40, da 44 tredi, anni. eh beh, avevo 13 anni circa, quindi 14 anni, perché ebbi un avvistamento diretto io personalmente, come tale cominciai a interessarmi di questo argomento, direi quasi subito. Ed entrai subito nel Centro Ufologico Nazionale. In modo da
poter avere anche maggiori informazioni. All'epoca non c'erano i media e le possibilità che ci sono oggi, e così mi dedicai alla ricerca di questo argomento. Cominciai a fare investigazioni, indagini, soprattutto nei casi di avvistamento, ce n'erano tanti in quel periodo, e quindi insomma è stato interessante perché ho potuto quantomeno acquisire direttamente, con una ricerca diretta e indagine, con metodologia assolutamente scientifica e razionale, quello che in realtà stava succedendo. Perché effettivamente la prima cosa che io normalmente dico, dopo tutti questi anni ormai posso dire, pensare di capire o comunque riuscire ad avvicinarsi a questo argomento semplicemente leggendo dei libri o leggendo qua e là in rete è assolutamente non solo limitato, ma anche a volte purtroppo fuorviante. Ho capito. Comunque dica. Questo no, niente, era semplicemente per confermare che... Sì. Voglio capire un'altra cosa, se risulta verità, perché lei attualmente è anche vice rappresentante di Roberto Pinotti per la Repubblica di San Marino all'interno dell'ICER, International Coalition for Extraterrestri Research. È così? Esatto, sì. Da quanto tempo? Ma da pochissimo, perché questo, chiamiamola questa coalizione di studiosi, si è formata da poco, anche se il lavoro che ci sta dietro è ormai da tanto tempo, e quindi rappresento appunto, sono vice per lo Stato di San Marino, perché Roberto Pinotti rappresenta direttamente lo Stato di San Marino, oltre che naturalmente essere presidente dell'AISER. Bene. È un gruppo, a mio parere, in questo momento importante perché si sta ponendo, diciamo così, in una posizione assolutamente interessante proprio di fronte a quello che sta succedendo in questi ultimi anni, in questi ultimi 3-4 anni. Allora, poi abbiamo l'amico Romeo Gasparini. Buonasera, Romeo, imprenditore. Buonasera, Vito. Imprenditore nel campo del benessere, dell'estetica energetica e quantistica. Da 40 anni studia e collabora come consulente con aziende di ricerca e produzione di prodotti quantistici in base di oli essenziali e acque informatizzate per il benessere fisico, emotivo e spirituale. E poi da parecchi anni, più di 10 anni, si dedica alla ricerca e allo studio delle tematiche relative all'ambito ufologico ed extraterrestre. Come nasce, e quindi chiedo, questa passione, Romeo? Beh, intanto volevo ringraziarti per aver realizzato questa trasmissione che sta usando tantissimo rispetto a quello che sta accadendo in giro. E quindi sono riconoscente. A me piace osare sempre. Perfetto, benissimo. Ma quando ho iniziato? Diciamo che da sempre ho sempre sentito dentro, ho pensato che qualcosa qui sulla Terra non fosse così tutto come sembra, no? Poi nell'84 ho avuto la fortuna di incontrare una persona che ha iniziato a parlare di questo mondo degli extraterrestri, mi parlava di pianeti, mi parlava di tutte delle cose che erano successe in altre dimensioni, nei primi momenti, come tutti, l'ho preso un po' così, diciamo, chi è questo qua, questo veramente è un po' matto, no? E invece poi ho cominciato ad appassionarmi e ho cominciato ad ascoltarlo sempre di più, a seguire un'infinità di situazioni. Lungo il percorso della vita ho sempre incontrato qualcuno che mi riportava dentro a questo mondo degli extraterrestri, e a volte capendo di più, a volte capendo di meno, e quindi sentivo parlare di energie, di tutto quello che potevano essere le vibrazioni di questi mondi con esistenze di miliardi di pianeti, con miliardi di abitanti e così via. E poi ho avuto la fortuna, un bel po' di anni fa, di conoscere Pier Giorgio Caria, che mi ha aperto un mondo, che ha un po' completato e realizzato un po' tutto quello che io avevo sentito, quindi mi ha dato una forma, mi ha portato dentro questo mondo di conoscenze che mi ha permesso di cambiare e anche soprattutto di comprendere quello che accade
guardando un po' con occhi diversi da quello che di solito siamo abituati noi a guardare o a sentire da parte degli altri. Poi ho conosciuto anche Marco Marsili, che mi ha dato anche lui delle altre opportunità, e quindi ogni giorno sempre di più cerco di accrescere questa conoscenza che mi permette di essere diverso, chiamiamolo così, di poter analizzare le cose da altri punti di vista e poi di confrontarmi anche con altri amici e persone che magari un po' ci credono di più, un po' ci credono di meno, ma questa sollecitazione ha aperto un'infinità di mondi, un'infinità di conoscenze, e molte persone che prima erano scettiche oggi si stanno avvicinando in maniera piuttosto La importante. sto Quindi, ecco, facendo anch'io, caro perfetto. amico, ma sai perché? Sai perché? L'ho spiegato anche a Pier Giorgio l'altro giorno, perché io e mia moglie Bruna, che tu conosci, no? Perché è tua compaesana, eravamo a Bibione, stavamo passeggiando lungomare, sull'Imbrunire, verso, adesso si vede alle 8:30, 9:15 d'estate, c'è luce insomma, no? E stiamo passeggiando, improvvisamente guardiamo verso il mare e vedo delle cerchie concentriche di luce, vum, il primo, vum, il secondo dopo 5 secondi, vum, il terzo dopo altri 5, tre, insomma, tre cerchi concentrici luminosissimi. Mi giro, guardo, dico: Bruno, guarda, 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 guarda. Dopo un attimo non ho visto più niente, sparito. Dico, va, dico. L'ho visto io, l'hai visto anche tu? Sì, l'ho visto anch'io. Ma co cosa è successo? E non ci abbiamo più pensato. Tanto che poi ho chiesto a Pier Giorgio l'altro giorno, dico, cosa potrebbe essere? Lui mi dice, c'è un qualcosa, evidentemente avranno delle basi anche sott'acqua. A che quasi, quindi queste cose mi fanno impazzire. Io incomincio ad avere una curiosità pazzesca, che può darsi alla vecchiaia, che si aprono, insomma, si apriranno molti, molti orizzonti, nuove conoscenze, nuove conoscenze. Uno dice: ma sei rincitrullito, più vecchio diventi e più hai sete di conoscere cose nuove. Sì, ecco perché ho insistito nel fare questa trasmissione. Quindi, e poi qualcosa me lo dirà anche l'altro giovane, Marco Marsili, perché lui fin da giovane approfondisce lo studio delle materie spirituali e si forma poi come scrittore. Dopo il diploma artistico, frequenta la facoltà di antropologia presso l'Università degli Studi di Perugia, e in seguito, ad esperienze in contatto con la realtà extraterrestre, lascia l'università per dedicarsi alla ricerca indipendente, tanto che nel 2012 fonda l'associazione culturale Dal Cielo alla Terra, Gubbio, che grazie al lavoro di squadra si occupa di ricerca e divulgazione sulla realtà extraterrestre. E come fa Marco Marsili a convincermi che queste cose ci sono? Poi vi farò vedere con i filmati che vi dirò dopo. Ma voglio sentire il giovane Marsili, come ha fatto a mollare tutto per fare questo tipo di ricerche. Buonasera, buonasera Vito, buonasera ai tuoi ospiti e a tutti i telespettatori. Beh, non è mia intenzione e forse nemmeno nelle mie capacità riuscire a convincerti in poco tempo di quelle che sono le mie esperienze, di quella che è questa realtà meravigliosa che vivo e che è una realtà che riguarda tutti. Poi sicuramente Pier Giorgio saprà spiegarci bene in che modo e in che senso riguarda tutti. Perché ho lasciato tutto? Perché, non lo so, Vito, vorrei vedere te trovarti di fronte ad una realtà così, travolgente, sconcertante e Ma cosa hai anche visto? Cosa hai veramente visto? affascinante. Allora, partiamo, faccio un breve excursus Brevissimo, che poi per... andiamo. Prima Pier Giorgio ha citato il grande contattista Eugenio Siragusa. Io, quando avevo 21 anni, quindi nell'anno 2007, ho iniziato a studiare i messaggi di questo Eugenio Siragusa, in cui mi sono imbattuto, diciamo così, per caso, nel web. Ecco, i messaggi trasmessi da questi esseri provenienti dal cosmo tramite Eugenio Siragusa. E nel giro di un paio d'anni ho
ho approfondito l'argomento e sono rimasto colpito e quindi ho cercato di saperne sempre di più. Quindi passano 2 anni, arriva l'anno 2009 e io leggo un messaggio nel quale c'era scritto che coloro che sono così tanto interessati a questo argomento, che provano questa sorta di fuoco interiore verso questa realtà cosmica spirituale, cosmico spirituale. Ecco, significa, nel messaggio c'era scritto più o meno questo, significa che sono loro che già stanno dando degli impulsi, degli input a questo individuo che prova questa emozione, questo fuoco di fronte a questi argomenti. Bene, mi sono detto, io lo provo questo fuoco interiore. Quindi se questo messaggio è vero, se è vero quello che dice questo Eugenio Siragusa, adesso io vengo in montagna e voi vi fate vedere, perché se è tutto vero, voi adesso mi state ascoltando. Bene, incredibile ma vero, il 25 novembre dell'anno 2009 sono iniziate queste esperienze perché io sono andato in montagna a Gubbio, nel Monte Ingino, il Monte di Santubaldo, chiedendo se è tutto vero fatevi vedere perché io vi dedico la mia vita a questa realtà incredibile perché capivo che le implicazioni che ha questa realtà sono totali, totalizzanti. Riguardano tutto lo scibile umano e quindi cosa c'è di più importante di questo? Mi dicevo, niente. Quindi se vi fate vedere, io vi dedico la mia vita. Bene, loro si sono fatti vedere, sono scesi da un boschetto che c'è lì, quindi da sopra gli alberi, con questi globi luminosi, fino davanti a me, a 4-5 metri di fronte ai miei occhi, e hanno comunicato in un modo che potremmo definire telepatico, potremmo definire, sì, penso che sia la definizione corretta, hanno comunicato con me in quel momento la mia vita, In lingua? ovviamente, nella lingua del pensiero che parla tutte le lingue. Dai, pazzesco ragazzi, resto Sì. basito. E quindi allora dopo questo incontro è incominciata la storia della ricerca e la conversione, diciamo, di questo giovanotto. Così? È iniziato un interesse ancora maggiore, ho detto ma allora è tutto vero, è veramente tutto vero e quindi ho voluto verificare ancora di più, quindi tornavo in montagna anche con amici e conoscenti, facevamo queste passeggiate, io ricordo che l'estate del 2010 è stata tutta un giro per i monti e per le campagne dove queste navicelle luminose passavano e al nostro salutare salutavamo, loro ricambiavano con dei flash luminosi incredibilmente belli e coinvolgenti. Quindi è iniziata anche questa sorta di comunicazione, perché noi chiedevamo, dicevamo, ma se siete voi fateci un flash, e loro facevano il flash, ma se devo andare a quel convegno e incontrare quel signore che si chiama Pier Giorgio Caria, fatemi 2 flash, e loro facevano 2 flash. E così è iniziato tutto nel 2009-2010. Pazzesco, pazzesco. E dopo queste sconcertanti cose, così, anche sconcertanti eventi, se vogliamo, che relativamente poco hanno scosso l'opinione pubblica, io mi auguro che si riesca a noi altri questa sera a scuotere l'opinione pubblica mondiale. Mondiale no, però attraverso Facebook riusciamo ad entrare in parecchie case, insomma. Ci sono dei filmati girati anche con telecamere speciali all'infrarosso da piloti dei caccia americani e addirittura coadiuvate da numerose interviste agli stessi piloti nei media televisivi americani, dove hanno confermato il tutto e dando dettagliate descrizioni anche delle per noi impossibili capacità tecniche di questi velivoli sconosciuti. E io inizio la serata, caro Pier Giorgio, e quindi pongo a te la prima domanda. Voglio farti vedere questo filmato e voglio da te delle spiegazioni. E io dico agli amici telespettatori, chi non siamo matti, non siamo impazziti, noi cerchiamo di farvi conoscere una realtà che tutti sanno, anche gli americani, e alla fine vi dirò il perché. E vi farò vedere anche un filmato del Monsignor Viganò, cosa ha detto ultimamente in una riunione, ma ve lo farò capire. Speriamo di riuscire in tutte le 2 ore, altrimenti diremo parte prima e parte seconda la faremo un po' più avanti, perché ragazzi non ci si può fermare di fronte a queste cose, solo a questa evidenza. Bisogna approfondire.
far conoscere, capire. Vediamo il numero 10, Marco. Drawn, bro. There's a whole fleet of them. Look on the SA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west. Oh, I think, dude. That's not our LNS, though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's like Look at that thing. it's rotating. Ecco, non facciamo vedere tutto perché è anche in lingua. Allora, Caria, vuoi spiegarmi, vuoi dirmi i fatti relativi anche alla divulgazione del Pentagono e alla previa creazione di tutto quello che è la Total Star Academy di Tom DeLonge? Sì, assolutamente Vito. Intanto il filmato è girato all'infrarosso e vediamo bene che l'impostazione della telecamera, vediamo sotto l'oggetto, vediamo le nuvole. Quindi quello che vediamo dell'oggetto non è tanto la sua forma, ma è la sua traccia termica, perché ovviamente le telecamere all'infrarosso non rilevano tanto la forma fisica quanto la traccia tecnica. Vediamo che l'oggetto cambia colore. Cioè la tonalità dello schermo si inverte da chiaro a scuro, quindi dove l'oggetto è bianco lo sfondo è scuro, dove l'oggetto è scuro lo sfondo è più chiaro, ma sono dei settaggi tecnici e letture termiche di quello che la telecamera sta riprendendo. Vediamo che l'oggetto è inquadrato da un puntatore, sono puntatori automatici altamente sofisticati. E la telecamera, come vedete, dà un sacco di dati della situazione che sta riprendendo. Comunque, già dalla voce dei piloti, i piloti dicono che ce n'è una flotta, quindi l'oggetto che viene ripreso è uno di tanti. L'oggetto va controvento, c'è anche forte vento, quindi non può essere un dirigibile, un pallone sonda o qualsiasi altra cosa, premettendo ovviamente che noi vediamo il monitoraggio attraverso la telecamera all'infrarossi, ma i piloti a occhio nudo vedono l'oggetto, quindi sanno cosa stanno guardando e sono assolutamente in grado, a parte i dati che gli dà la telecamera, di distinguere se si tratti di un oggetto terrestre, quindi di un velivolo terrestre o di qualcosa di sconosciuto. È quello che poi i piloti hanno detto nelle interviste successive, perché i protagonisti dell'avvistamento hanno parlato nei vari TG e hanno detto che l'oggetto non aveva nessuna tipologia delle forme classiche dei nostri velivoli, cioè non avevano ali, non avevano tubi di scappamento, non avevano niente, nessuna forma che potesse in qualche modo far pensare alla portanza che è necessaria a un velivolo terrestre per volare. Quindi un oggetto assolutamente anomalo è in grado di fare cose che i nostri velivoli non sono in grado di fare. E questo non lo sta dicendo un pilota dell'Ecuador, lo sta dicendo un pilota americano di un caccia della Marina Militare americano, un Super Hornet, il caccia in questione. E questi non sono solo dei piloti, sono ingegneri super specializzati, sono ingegneri e personale super testato anche psicologicamente perché pilotano macchine da guerra, che costano una marea di milioni di dollari, che portano a bordo armi micidiali e quindi non possono essere dei mentecatti che magari presi da un tic psicologico le sganciano su una città americana. Quindi è gente super testata, è gente super affidabile. E quindi quello che dicono i piloti, anche la loro emozione, il loro gridare, è perché si trovano davanti qualcosa che anche dal punto di vista della tecnica di volo per loro è sconcertante. C'è stata una dichiarazione, di questi personaggi che hanno detto che queste macchine sono in grado di eseguire manovre che sono impossibili nel nostro regno fisico. Quindi sono impossibili, ovviamente, traduco io, secondo le leggi della fisica, della dinamica di volo da noi conosciuti. Ora, io studio il tema da oltre 30 anni, il caro amico e collega ricercatore ingegner Massimo Angelucci, che mi onoro di conoscere da anni, persona assolutamente seria, che conosce bene l'argomento. Quindi noi ricercatori sappiamo che questa realtà esiste, come sappiamo che da 70 anni a questa parte il Pentagono ha sempre occultato, ha sempre manipolato, ha sempre negato, ha sempre tergiversato,
è la macchina mediatica della propaganda, anche attraverso i film o le serie televisive come Visitor, ha sempre presentato il fenomeno o come una bufala oppure come qualcosa di orripilante. E quindi nel 2017, quando il New York Times riceve l'informazione dal Pentagono che rilascia questi filmati e dice, ammette finalmente da un punto di vista ufficiale che loro davvero avevano un progetto di studio su questi velivoli sconosciuti con investimenti di milioni di dollari, beh, cambia qualcosa di radicale nella storia e quindi c'è un'inversione di rotta da parte del potere. Quindi il potere decide che doveva cambiare strategia, quindi dalla negazione, dal porre il fenomeno sotto ridicolo, decide di rivelare. Quindi, tra l'altro, poi accade un fatto strano, Vito, perché a ottobre, consideriamo che la notizia esce il 17 dicembre del 2017 sul New York Times, poi ovviamente viene ripetuta a livello mondiale, ma a ottobre dello stesso anno questo cantante rock, ex dei Blink 182, se ne esce creando questa accademia, To the Stars Academy, for Arts and Science, ma è un'accademia un po' strana che si propone di divulgare la realtà, la tematica extraterrestre e anche materiale di alta qualità, tra cui anche questi filmati del Pentagono. Ma la cosa curiosa che a me lascia basito è che all'interno della To the Stars non ci sono artisti o attori, gente così, ma ci sono personaggi di primissimo livello dell'establishment americano. C'è ad esempio Christopher Mellon, che è un importante personaggio del mondo dell'intelligence americano, ha diretto l'intelligence del Senato. Abbiamo scienziati del calibro di Al Puthoff. Quindi io mi chiedo, ma che sta succedendo? Come mai in un'accademia fondata da un cantante rock confluiscono personaggi dell'establishment che prima negavano e adesso danno per scontato? Mellon addirittura dice, ma tutti sappiamo che gli UFO esistono, nelle alte gerarchie della difesa non è più un segreto. Quindi io rimango basito e mi dico, ma che sta succedendo? Questi ci hanno in mente qualcosa. Quindi a ottobre si crea la To The Stars, a dicembre inizia la rivelazione, che ha tutto un susseguirsi, Vito, di fatti anche discordanti. Quindi all'inizio viene detto che la TIP, cioè questo programma segreto, si è chiuso nel 2012, salvo poi a maggio dell'anno seguente, 2018, Christopher Sherwood, che era il portavoce del Pentagono, dice non è vero che l'abbiamo chiuso, il programma è ancora in atto. E quindi da lì la mia idea, che viene confermata da tutto quello che accade in seguito fino a oggi, è che il Pentagono, di fronte a delle situazioni che non riesce più a controllare, sta tentando, secondo me, un gioco di mano per presentare il fenomeno, ammettendolo alla realtà, ma facendolo passare come una minaccia, ecco, di genere umano. Di questo, vorrei ricordare... Dopo, andiamo per grado, perché dopo, alla fine, dobbiamo rivelare quello che stanno tentando di fare in America. Che sì. Cosa ha chiesto di fare questo senatore americano, mi pare, no? Questa legge che vuole... Sì, poi tra l'altro... Dimmi. Scusa Vito, la parola del senatore americano la stanno ripetendo altri. In America c'è tantissimo fermento, in Italia non viene tanto riportato, ma in America CNN, Fox, la Fox, stanno parlando quasi quotidianamente di questo fatto. Quello di, in pratica, diciamolo prima, quello di far vedere, far conoscere a tutti, diciamo, l'americano, l'italiano o i cittadini del mondo, dopo quello che hanno fatto con la pandemia, vogliono farlo con gli extraterrestri, dire attenzione che queste vengono per distruggere la Terra, nulla di più menzognero, insomma. E questo è il concetto? Sì, fondamentalmente sì, Vito. Comunque, scusa se ho anticipato, ripercorriamo tutta la storia, perché, no, perché è interessante. Voglio ripercorrere, ecco, perché mi ha anticipato la parte finale, perché volevo introdurla anche con il Monsignore Viganò, quello che ha detto, che è molto, diciamo, che è molto importante quello che ha detto, come si chiama, Viganò? Il 30 maggio. Esatto. Voglio, queste qua continuano, sono in diretta e non devono rompermi le scatole. Allora,
Scusa perché lo devo spegnere perché avevo dimenticato, succede, il cellulare acceso e quindi eccolo qua. Perdono. Il bello della diretta, Il bello amico. della diretta, me l'ho dimenticato perché sono talmente preso da questo argomento che dimentico tutto il resto. Dice no, voglio sentire prima, però in maniera rapida, agli amici, mia moglie mi rimproverà perché io dico sempre, siate rapidi. Perché siamo in televisione, mia moglie dice lasciale parlare, faccio come il tenente Colombo, insomma, mia moglie prendo sempre. No, Romeo Veloce, cosa pensi di ciò che sta accadendo oggi in merito alle rivelazioni del Pentagono? Ma guarda, senti, a parte che sentendo Pierre uno rimane affascinato e È non smette vero, mai, è no? Di vero, è ascoltare. vero. Come te, cioè ero preso, ogni volta che lo ascolto, ogni volta che partecipo ai suoi incontri o che ci troviamo, c'è sempre qualcosa di nuovo da aggiungere. Ma cosa vuoi che ti dica? Cioè, diciamo, da persona interessata, io sono soltanto, diciamo, felice che ci siano un po' tutti questi eventi che diciamo che per più di 50 anni sono stati nascosti per interessi che non si sa di preciso. E io sono interessato e mi piace pensare che arrivino perché magari anche ci aiutano. Chissà che ci diano una mano in questo casino che abbiamo oggi a rimetterci un attimino a posto. Senz'altro, sono stati un po' costretti diciamo, a manifestare, ad aprire gli archivi perché ormai anche la comunicazione è diventata piuttosto importante, è difficile fermarla e quindi sì, sono stati costretti. Avranno, come diceva Pier prima, anche un altro, metteranno in moto qualcos'altro per provare a fermare queste nuove aperture che ci sono. Però ormai è partito. Molte persone si sono, diciamo, avvicinate ancora di più a questa realtà e non so se sia perché, come hai visto te quando sei andato al mare, le navicelle stiamo vedendo un po' di più. Non so se sono loro che si fanno vedere di più o siamo noi che siamo più aperti, siamo più attenti e riusciamo anche a vedere determinate realtà. Per me è solo una cosa interessante e importante che si siano aperte queste realtà. L'importante è che poi non vengano utilizzate per rimettere di nuovo le persone all'interno del nostro recinto e raccontarci di nuovo quello che vogliono. Ecco, questo è quello che penso io. Insomma, come hanno fatto con questa pseudopandemia, insomma, Con giusto? questa ce l'hanno raccontata fino adesso e Vabbè, comunque non è questo che ci interessa, adesso parliamo di queste rivelazioni. Ingegnere Angelucci, come coordinatore scientifico del Centro Ufologico Nazionale, che valore dà a queste rivelazioni del Pentagono e al materiale diffuso finora e che adesso vi farò vedere ai nostri telespettatori qualche altra immagine che è veramente incredibile. Che valore dà a lei? a mio parere ci troviamo di fronte sicuramente a un'escalation di fuoriuscita di informazioni. Ora, la ragione di questo è difficile da poter individuare, anche se delle ipotesi si possono sempre avanzare. Certamente il materiale che è uscito dal 2017 ad oggi, ossia parliamo dei filmati della Marina Militare, è materiale assolutamente importante, prima di tutto per una ragione fondamentale, che chi ce li ha in qualche maniera proposti e anche spiegati è proprio Luis Elizondo, generale 2 stelle dei Marines. Sì. Lui venne a Roma qualche anno fa, al Simposio Mondiale sugli UFO di Roma, la conferenza internazionale di Roma, organizzata dal CUN, e ci illustrò appunto questi filmati, come tanto anche altro materiale, facendoci comunque capire una cosa importante. Ossia che questi oggetti, chiamiamoli così, questi velivoli, poi velivoli è anche un termine, anche questo limitativo, in quanto parliamo di oggetti che vanno in aria come vanno nell'acqua, con lo stesso principio di funzionamento, cioè praticamente funzionano a energia, e è evidente, Elizondo ci disse molto chiaramente, non sono terrestri. E come avete detto prima, lui lo confermò in maniera assolutamente, diciamo, ineccepibile.
Di fronte a questo, sicuramente quello che abbiamo visto poco fa e anche quelli, gli ultimi filmati che probabilmente vedremo, sono filmati che ci fanno vedere qualcosa che di convenzionale non ha assolutamente nulla. Bene. Come diceva giustamente Pier Giorgio, ci troviamo di fronte a persone, innanzitutto sono tutti ufficiali, quindi persone che in qualche maniera, oltre a essere super addestrati, sono anche persone che hanno fatto un percorso importante a livello militare. Certo. Addestrati alle cose del cielo e sanno benissimo distinguere cosa è convenzionale e cosa non lo è. Mi viene in mente, tanto un pochino per fare un minimo, diciamo così, di storia, nel 1990 io mi sono sempre molto interessato nelle mie ricerche ai casi radar visuali, che è una categoria di avvistamenti importantissima. Perché? Perché i radar visuali sono molto spesso militari, cioè sono casi in cui questi oggetti nel cielo sono stati visti simultaneamente con l'occhio dai militari, ma anche da persone a terra, e contemporaneamente dai radar, sia di terra che di bordo di velivoli militari. Nel 90 in Belgio il generale De Brouwer fece una conferenza di fronte a tutte le TV più importanti del mondo, dicendo apertamente che due F-16 Falcon avevano inseguito un oggetto assolutamente non convenzionale, che alla fine li ha totalmente elusi, ha avuto un'accelerazione talmente elevata all'istante che anche il radar non è riuscito a seguire. E lo ammise, disse apertamente che questo oggetto non era terrestre. È stata la prima rivelazione. Ecco. Oggi stiamo, diciamo, vedendo l'escalation di tutto questo, iniziato nel 90. Pensiamo un po'. No, voglio capire da Marco e poi faccio vedere un altro filmato. Dico alla regia che mi prepari il numero 9. Non voglio chiedere solo a Marco se ha vissuto da solo quella famosa esperienza che mi ha detto prima, oppure ci sono altre persone insieme che possono testimoniare quelle vicende. Marco? Sì, Vito, certo. Innanzitutto vorrei sapere se quella telefonata che hai ricevuto non erano per caso i servizi segreti che ti intimavano di chiudere la trasmissione. No, assolutamente. Abbiamo vissuto io, la mia compagna e anche nutriti gruppi di amici. Sto parlando dalle 10 alle 50 persone per volta. Abbiamo vissuto queste esperienze anche insieme. Sicuramente io da solo ne ho vissute molte di più, ma anche con altre persone, perché questo mi interessa. Questo mi interessa sapere, per intanto, se ci sono altre persone che possono testimoniare questi accadimenti, insomma. Ecco, tutto qua. Va bene? Sì, poi tornerò ancora a chiederti qualche altra cosa, perché quando trovo uno giovane mi interessa, voglio capire le cosiddette metamorfosi intellettuali e spirituali del giovane. Intanto voglio tornare a farvi vedere questo filmato e voglio l'intervento ancora di Pier Giorgio. Prego, regia. Up front now, the former Pentagon military official who ran the covert government program up until this last November, Luis Elizondo. Luis, thank you so much for your time tonight. I mean, first, tell us what the purpose of the program was and why it was so secretive. Sure. The purpose of the program, Advanced Aerospace Threat Identification Program, was really designed to do just that. From a national security perspective, identify those things that we see, whether we see them electro-optically, we see them with radar, we see them as eyewitness reports, through a myriad of different ways and avenues that we receive the information, and try to ascertain and determine if that information is a potential threat to national security, in a nutshell. I think what's important is that we have identified some very, very interesting anomalous type of aircraft, let's call them aircraft, things that don't have any obvious flight surfaces, any obvious forms of propulsion, and maneuvering in ways that include extreme maneuverability beyond, I would submit, the healthy G-forces of a human or anything biological, hypersonic velocities, low observability, positive lift, again, seemingly in defying the laws of aerodynamics. So
people are talking. So do you think, I know, but do you believe, you know, when you get that Navy pilot saying what he said, do you think that that was, you know, a UFO to, obviously I don't have any other word to use, or that, well, or something else? Sure, that's a great question. Keeping in mind, it's not just the pilot's testimony on an observation. Sure, when someone comes to you who's in charge of a multi-million dollar weapon platform. È che continua avanti questa trasmissione, questa diciamo intervista, questo è Elizondo, se non vado errato, se ho letto bene sotto. E la cosa incredibile è quando la presentatrice dice: ma lei crede che quel pilota della Marina sia vero quello che ha detto? Pensa che si sia trattato quello che definisce un UFO, o che si sia trattato di qualche altra cosa? E lui dice: no, dice, è un UFO. E quindi quali sono le conseguenze di questo dialogo fra la conduttrice e questo Elizondo, Pier Giorgio Caria? Sì, Vito, allora intanto dobbiamo valutare e apprezzare, perché le testimonianze di personale come Elizondo, il loro approccio è prettamente tecnico, quindi sono valutazioni che possiamo assimilare quasi a una perizia tecnica di ciò che il filmato mostra. Quindi Elizondo ci dà dati tecnici, ci parla appunto che l'oggetto non ha aspetti riconducibili all'avionica tipica degli oggetti terrestri, e dice un altro fatto molto importante, che nessun tipo di corpo biologico potrebbe sopportare le spinte di accelerazione di questi oggetti. Considera che un pilota umano a bordo di un caccia, anche il più avanzato che possiamo immaginare, non può sopportare oltre gli 8, massimo 9 G, con tutta una serie di accorgimenti tecnici. Questi oggetti arrivano o sono stati visti da questi piloti con spinte di 1350 G. Quindi stiamo parlando di cose, come disse appunto Mellon, che sono fuori dalle nostre possibilità anche fisiche, cioè anche della struttura fisica del pilota. E quindi quando parla un uomo della CIA, come in questo caso Elizondo, ammesso e non concesso che sia anche qualcos'altro, quindi dobbiamo stare bene attenti, cioè sono delle conferme che mai erano accadute a questo livello sui media massivi. Cioè, sta parlando Elizondo, un uomo della CIA, citando esperienze e fatti che lui ha acquisito nell'ambito della sua ricerca, e lo sta facendo in un media massivo come la CNN. Quindi sono fatti che oggi forse nell'attuale situazione facciamo fatica ad apprezzare, ma da un punto di vista storico è una svolta epocale che personaggi di questo calibro diano questo tipo di conferme. Penso che l'ingegnere Angelucci sia d'accordo su questa mia visione. Prego, ingegnere. Assolutamente d'accordo, assolutamente d'accordo. Quando ci troviamo di fronte al fatto che anche i militari cominciano a dire certe cose, ecco, allora si vede che si è innescato un certo meccanismo. Io vorrei però anche dire una cosa. Ad oggi vediamo che un pochino si stanno aprendo, chiamiamoli, questi canali, però è anche vero, dobbiamo sempre ricordare, che lo sviluppo militare, la tecnologia militare, è molti anni avanti a quella che noi pensiamo, a volte 20, anche a volte anche 30 anni avanti a quella che è la tecnologia che oggi noi conosciamo. Per esempio, per capirci meglio, alcuni adducono al fatto che questi oggetti possono essere, diciamo così, di tecnologia terrestre avanzata, ecco, chiamiamola così. In effetti sembra che ci siano già dei velivoli antigravitazionali, per esempio come ITR-3B, però è anche vero che, e qui è importante sottolinearlo, che se può essere che ci sia stata già un'evoluzione in campo militare a livello tecnologico tale da poter già in qualche maniera partorire simili, chiamiamoli, tecnologici velivoli, però è anche vero che il fenomeno UFO esiste da, non dico 100 anni, ma molto di più. Perché se uno si va a studiare gli UFO troverà delle belle sorprese anche in epoche molto arretrate della nostra storia. Ecco perché è impossibile pensare a tecnologia terrestre. Ecco, tutto qui. Era una precisazione che ci tenevo a fare. Quello che mi interessa capire, e lo chiedo chi vuole mi risponda, è come mai tutto questo che sta accadendo, che è accaduto, non sia mai stato rivelato né da governi
e né neanche dalla Chiesa, insomma. Perché? Perché non è stato fatto? Qualcuno mi sa rispondere di voi? Sì, magari inizio io, Vito. Prego, poi no, voglio sentire anche te, poi Gasparini, poi... No, voglio sentire i vostri pareri, perché guardate chi ha sottaciuto, se è vero, perché parlando con te l'altra sera, queste cose dobbiamo dirle ai nostri amici telespettatori, mi ha detto che le sembianze di queste persone sono addirittura anche sembianze umane. Addirittura mi hai detto che ci potrebbe essere qualcuno che è seduto al bar con noi e non si rivela perché sembra uno di noi. A che io ho detto, resto basito. E ti ho fatto anche una domanda, ci ricordi? Ti ho chiesto, ma scusa, quanti anni possono vivere questi umanoidi? Posso usare questo termine o sbaglio? Dico, sì, sì. Umanoidi. Forma antropomorfa. Ecco, forma antropomorfa, meglio ancora. Ecco, e tu mi hai detto cosa? Cosa mi hai risposto? Che possono vivere dai 1300 ai 1800. Facciamo tra i 1000 le informazioni che abbiamo, Vitto. Ma questo ha una logica che se vuoi dopo la posso spiegare. Comunque dai 1000 ai 1200, 1700 le informazioni che abbiamo. Stiamo parlando di un regno umano che da un certo punto di vista della fisiologia e della materia è un po' superiore al nostro, però non voglio entrare in tematiche troppo complicate. Però c'è un fatto scientifico che sottende a questo discorso che è legato al volo spaziale, ma magari lo affrontiamo dopo. Dopo, vabbè. Allora, perché è stato sottaciuto tutto questo? È da governi e dalla Chiesa? Allora, intanto nell'arco della storia è emerso chiaramente a tutti noi ricercatori, ma non è che io sono stato il primo, ma assolutamente, cioè il CUN studia queste cose, il Centro Ufologico Nazionale, da tanti anni, o addirittura il compianto grandissimo ricercatore, il console Alberto Perego e tanti altri, gli stessi contattisti, parlarono della congiura del silenzio. Ma la cosa è semplice, Vito. Allora, ragiona in termini strategico-commerciali e di potere. La tecnologia extraterrestre avanzata anche solo di 500-1000 anni rispetto alla nostra, se conquistata o se venisse in mano a un qualsiasi governo del pianeta, lo porterebbe nel giro di pochi anni ai vertici del potere mondiale, perché attraverso la retroingegnerizzazione il valore di questa tecnologia può essere duplicato e usato sia nel campo commerciale, ma soprattutto sarebbe usato primariamente nel campo delle tecnologie militari. Quindi il valore di questa informazione per le grandi potenze del mondo è enorme, è spaventoso, e quindi c'è un rigido controllo su queste informazioni, ma questo è stato ammesso in questi ultimi anni attraverso queste rivelazioni. C'è una gara, insomma, ad accaparrarsi questo tipo di tecnologia e a custodire gelosamente le informazioni. Cioè l'America teme che la Cina possa mettere le mani su tecnologia aliena, così come lo teme la Russia e così via. Poi quello che sappiamo noi è che sono già varie le potenze mondiali che hanno avuto in mano questo tipo di apparecchiature. Quindi qual è la causa del nascondere? Potere, cioè usare queste conoscenze, e abbiamo i documenti militari che le prime navicelle recuperate dagli americani datano già al 1941, poi c'è una importantissima ricerca che iniziamo noi negli anni 90 dietro una serie di invii di materiale dell'epoca, ma che poi portò avanti il Centro Ufologico Nazionale, quindi il dottor Roberto Pinotti, l'amico giornalista ricercatore Alfredo Lissoni, perché emersero dei documenti dell'epoca che in realtà il primo recupero di un oggetto volante extraterrestre avvenne in Italia nel 1933. Poi questa navicella pare finì nelle mani dei nazisti, e quindi da lì, presumo io, quello incredibile e straordinario sviluppo delle tecnologie naziste, fortunatamente all'inizio non considerate da Hitler, se no forse oggi la storia sarebbe diversa. Quindi la causa è il potere, ma in questo discorso prettamente tecnico-geopolitico, quindi di strategia militare, ma anche di potere economico-commerciale, si inserisce un altro fatto importante, che il tipo di cultura
di know-how culturale che questi essi ci portano, questi esseri ci portano. Il potere, questo l'ha capito molto bene, e addirittura nel 2013 al forum di Davos è stato detto pubblicamente, ufficialmente, la scoperta di vita extraterrestre è un fattore X che farebbe cadere il sistema di potere così come noi lo conosciamo. Quindi l'hanno detto. Quindi nel 2013, secondo me, a Davos, i rappresentanti del potere economico mondiale hanno fissato quelle linee guida e altre, perché poi si disse che un problema per il sistema, per la stabilità del sistema, era l'eccessiva durata della vita. Ora, curiosamente, inizia il discorso della disclosure, della rivelazione extraterrestre. Curiosamente inizia questa strana pandemia. Quindi per me nel 2013 sono state date le linee guida per il successivo decennio e le stanno mettendo in atto. E tra queste, ribadisco, il forum di Davos, il World Economic Forum, ha stabilito che uno dei 5 fattori rischio per la stabilità del sistema è la scoperta di vita extraterrestre. Ovviamente non stiamo parlando di funghi, di batteri o di cose di questo genere, ma stiamo parlando di cose ben più importanti, cioè di intelligenza extraterrestre in visita nel nostro mondo. E questa è una lunga storia che parte già nel 54 contro di Eisenhower, dal cosiddetto patto. Insomma, c'è tutto un discorso che oggi il potere teme che questa potenza esterna possa manifestarsi a tutto il mondo creando una crisi sistemica che loro non vogliono. Cioè una caduta di consenso popolare che porterebbe a un grande cambio positivo dell'umanità. E quindi questa gente che oggi ci domina, ci schiavizza, ci mentisce, ci manipola, dovrebbe andare a cercarsi un altro lavoro. Mamma mia, accadesse, guarda. Vediamo il numero 11. Vediamo il numero 11, regia. Do you believe the UFOs exist? We know that UFOs exist. This is not no longer an issue. The Navy itself has publicly acknowledged the fact that they exist. And Navy pilots, active duty pilots, have gone on the record in the New York Times acknowledging the fact that they exist. So the issue now is, why are they here? Where are they coming from? And what is the technology behind these devices that we're observing? Are there indications that these unidentified flying objects are doing things that this world is not capable of? There are indications, actually. The Nimitz incident, a famous example of this, which was well documented by multiple radars, multiple pilots in broad daylight, that vehicle demonstrated speeds in excess of 5,000 miles an hour. It was able to hover 50 feet above the ocean after descending from above 80,000 feet. So the pilots who are observing these craft are absolutely mystified, and that comes through clearly in their public statements. They are frustrated. They feel as though something should be done. They're deeply frustrated, and that is the core of our show, Unidentified. We're giving military personnel on the front lines a voice. We're helping them get out the message, what it is they're encountering and why they're so concerned about it. And we're not the only country who's having these encounters. Absolutely not. So that's been the story. The New York Times writes about it. You have a strong reputation and a big title and a huge resume. You're saying is actually happening. Has there been interaction being to being, human being to whatever these beings are? Not that I'm aware of. These are interactions between intelligently controlled vehicles that are highly sophisticated, that are operating in and around U.S. military facilities. And hence the concern. The pilots' concern are, one, there have been near mid-air collisions. There's a safety issue. But two, there is a vital national security issue, which is that our sovereignty is being violated. Ecco, certo l'inglese non è... Io ho la traduzione, quindi posso dirlo. L'ingegnere può dire in sintesi che cosa è stato detto tra questo conduttore Mellon, o devo leggere alcuni punti io? Perché quando dice ha chiesto, la cosa che mi ha colpito, dice, ma mi scusi, dice il conduttore, è soltanto il nostro paese che riesce a vedere questi personaggi, che ha avuto questi incontri? E Mellon dice, assolutamente no. E il conduttore dice poi, ma questa è stata la storia che il New York Times ha scritto a riguardo. Lei ha una solida reputazione, un importante titolo, un enorme curriculum. Lei dice che sta succedendo davvero. C'è stata interazione tra gli esseri umani e qualsiasi cosa
siano questi esseri, e Moron dice non saprei. Si tratta di interazioni tra veicoli controllati in modo intelligente, altamente sofisticati, che operano all'interno ed intorno alle strutture militari statunitensi, e quindi piloti sono preoccupati e ci sono quasi state collisioni a mezz'aria. C'è un aspetto sull'incolumità, ma c'è anche una questione vitale di sicurezza nazionale, ovvero che la nostra sovranità è violata da veicoli di origine sconosciuta. Prima di farvi vedere qualche altro filmato, vorrei sentire l'ingegnere cosa da dirmi su questo dialogo fra quel conduttore americano e il personaggio Mellon. Prego. Sì, intanto è un dialogo che fa capire perfettamente il clima che si sta innescando. E lui parla di, chiamiamolo così, quello che vedono i piloti, quello che vedono i militari. In realtà i piloti americani, così come piloti di tante altre nazioni nel mondo, poi tutto il pianeta, vedono questi oggetti da decine di anni. Cioè, non è una novità che si vedano oggi, li vedono da sempre, solo che fino a un certo punto sono sempre stati, diciamo così, in qualche maniera obbligati a mantenere il segreto militare e in particolare a non tirar mai fuori questo tipo di questione. Le ragioni, e un po' ci riagganciamo anche alla domanda di prima, il perché è molto, diciamo che ha due aspetti. Intanto c'è da ragionare sul perché i nostri governi, le nostre autorità hanno sempre nascosto queste cose. Beh, come ha detto Pier Giorgio, sono perfettamente d'accordo. Sicuramente all'inizio forse hanno temuto per, diciamo così, quelli che potevano essere gli equilibri sociali, gli equilibri psicologici delle persone e il fatto che le persone non erano preparate culturalmente, ma certamente il potere è un'altra cosa. Il fatto di dover riconoscere l'esistenza di qualcosa di questo tipo implicava il dover ammettere che c'era una tecnologia nettamente superiore alla nostra, che poteva fare quello che voleva e che noi eravamo impotenti. Ed è da qui, come diceva Pier Giorgio prima, che si sono innescati tutti quei processi, diciamo così, di congiura del silenzio, proprio per evitare che questi poteri decadessero. Poi c'è anche il potere, diciamo anche quello più importante, chiamiamolo così, della tecnologia. Guardate, parlando con Luis Elizondo a Roma, è venuto fuori, noi poi abbiamo fatto una riunione a porte chiuse, che tra l'altro è andata anche su History, quindi non è un mistero per nessuno in uno dei suoi documentari, è venuto fuori che lui ci ha chiaramente detto che in qualche maniera per loro era importante capire la tecnologia di questi pericoli, ma in particolare ci raccontò e ci disse molto chiaramente che era un po' come loro avevano la sensazione per il fatto che questi oggetti sorvolassero il loro spazio aereo, era un po' come se qualcuno, un proprietario di una villa, avesse i sistemi d'allarme più sofisticati del mondo e diciamo quindi che potevano in qualche maniera avvisare il proprietario che qualcuno entrava, invece poi al mattino si ritrovava senza che il sistema d'allarme fosse stato in qualche maniera allertato o avesse suonato, si ritrovava che qualcuno avesse mangiato dentro casa sua. Ecco, questo è quello che sta avvenendo con, chiamiamola così, la tecnologia terrestre, che non riesce a interpretare o a intervenire sulla tecnologia Benissimo. Dobbiamo ricordare comunque, prima di far vedere altre immagini, che questo Christopher Mellon, lo diciamo ai nostri amici telespettatori, è un ex segretario, sottosegretario alla difesa ed ex capo dello staff della commissione dell'intelligence del Senato americano. Ecco, non è che sia micio bau bau quello che ha risposto alle domande, e chiariamo anche queste cose. Adesso vi farò vedere delle altre immagini perché ci dicono, e io me ne sto rendendo sempre di più conto e ci sto credendo fermamente, nel senso che voglio capirne sempre di più, che esistono, ci sono alcuni elementi che ce lo possono dimostrare. E poi voglio sentire Marco Marsili dopo che vi ho fatto vedere questa immagine. Numero 5 per la regia. Guardiamo questi rimasugli, guardiamo.
Nella storia del nostro pianeta sono tante le scoperte archeologiche che sembrano non avere spiegazione. Sembrano essere fuori dal tempo o create con tecniche talmente avanzate da renderne impossibile la realizzazione persino a noi, uomo moderno e con le tecnologie avanzate che possediamo. Ed oggi scopriremo assieme alcuni artefatti che non sembrano essere stati creati sulla Terra. Tutti siamo a conoscenza dell'episodio che riguardò l'incidente di Roswell nel 1947, riportato inizialmente come lo schianto di una navicella aliena, fino a quando, qualche giorno dopo, l'esercito americano non dichiarò che si trattava semplicemente dello schianto di un pallone sonda e che tutta la storia era solo una montatura dei giornali. Così, in molti hanno creduto a questa storia, almeno fino a quando nel 2004 è stata ritrovata la cosiddetta roccia di Roswell, a circa 40 km dal sito dell'incidente, facendo cambiare idea a molte persone. Questa strana roccia ha forti proprietà magnetiche. Se si posiziona una calamita all'estremità più spessa, gira in una direzione, mentre se la si posiziona in quella più sottile, gira nell'altra. Su una faccia della roccia ci sono scolpiti due simboli di luna crescente, identici a quelli riportati su vari cerchi nel grano apparsi sia in Europa che negli Stati Uniti. Un esame al microscopio non rivela segni di strumenti che possano aver scolpito la roccia, quindi se si tratta di un falso è davvero ben fatto. Sappiamo da antichi scritti egizi che la pietra di Ben Ben dovrebbe avere dei poteri sovrannaturali. In origine si trova nel tempio di Ra ad Eliopoli ed era il primo punto che i raggi del sole illuminavano ogni mattina. La pietra originale è ormai andata perduta, ma ha ispirato il design di diverse sculture e statue che ancora oggi sono presenti in Egitto, compresa la forma delle attuali piramidi. Si pensa che questa pietra simboleggiasse la Fenice, una creatura importante per la mitologia egizia, grazie alla sua capacità di sopravvivere alla morte e tornare in vita. Alcuni storici pensano addirittura che la pietra di Ben Ben rappresentasse l'uovo della Fenice, poiché il suono Ben si traduce come fecondazione nella lingua usata all'epoca in cui il Tempio di Ra venne costruito, migliaia di anni fa. Un'altra leggenda invece vuole che la pietra di Ben Ben fosse il primo punto emerso quando il grande dio Adamo creò il mondo. Infatti ci sono riferimenti a questa pietra nei racconti del folklore di quasi tutte le popolazioni del mondo e viene spesso chiamata con il nome di Pietra del Destino. Ecco, questo sono andato, mi pare che sia andato io alla ricerca, vero? Non me l'hai mandato tu, Pier Giorgio, che non mi ricordo più, mi pare che sono andato alla ricerca io. No, questo non te l'ho mandato io. Ecco, è una mia ricerca che ho fatto, lo so. Mi ha colpito e ho detto lo faccio vedere. Perché voglio capire da Marco, perché Marco è giovane. Marco, prima di sentire e di vedere altre cose che possano così interessare coloro i quali stanno seguendo, sono tantissimi, mi dicono in regia, Facebook è pieno e anche qui attraverso i messaggi che mi arrivano sono tanti, sono domande un po' strane, comunque non le faccio. Sicuramente Marco, queste esperienze hanno cambiato la tua vita, sicuramente. Puoi dirci come, in che modo? Sì, certo, hanno cambiato la mia vita queste esperienze. E questa passione è la passione per conoscere gli UFO, gli extraterrestri. Ti restano, continui, ti sei fermato oppure continui all'acremente? Certamente, continuo a studiare, a fare ricerca. In questi anni ho sempre continuato. Vorrei dire, sentendo anche questi grandi esperti, questi, la CIA, l'esercito, con questi... Questi sono, sono dei mostri sacri, questi signori. Mostri sacri qua, dei mostri sacri qua, e quindi, con rispetto parlando, ovviamente bisogna assolutamente ascoltare quello che dicono con grande attenzione. Ma di fronte, allora il mio è un punto di vista privilegiato sicuramente, perché dal momento in cui questi esseri mi dicono tutto quello che ha scritto Eugenio Siragusa, tutto quello che è targato dal cielo alla terra è verità, quindi il mio punto di vista è privilegiato, perché io studiando quello conosco tutte queste cose, no? Ecco, quindi dico questo per dire cosa? Che mi viene un po' da sorridere pensando a questi personaggi militari, i servizi segreti, eccetera, di fronte, che quindi loro che tentano di carpire misteri tecnologici,
È come il bambino della scuola elementare o dell'asilo nido che tenta di capire quello che fanno i professori universitari. Certo. È praticamente impossibile. Di fronte a questi esseri che hanno migliaia, milioni o addirittura miliardi di anni di evoluzione più di noi, che cosa possiamo fare noi se non assumere un atteggiamento di umiltà e di ascolto e cercare di capire cosa questi personaggi hanno detto tramite i cosiddetti contattisti? Quindi la mia vita sicuramente è cambiata perché ho iniziato e ho proseguito e ho approfondito gli studi di quella che è la messaggistica di questi esseri cosmici. Ma su quali basi, su quali testi, come si scusa la mia curiosità, come si approfondisce, su quali testi, cioè come, se non esiste nulla perché ci possa essere un contatto, diciamo, visivo magari sì, ma a livello proprio strutturale, come è possibile approfondire? Ma nel momento in cui loro mi dicono le cose che ha scritto Eugenio Siragusa o le cose che scrive Giorgio Bongiovanni, che è un altro personaggio che vi invito a conoscere, sono la nostra parola, ecco che io leggo e studio questi testi e si apre la realtà. Questi personaggi sono capaci di spiegare la realtà con delle chiavi, interpretative che fanno luce su tutto quello che è lo scibile umano, come dicevo all'inizio, e riescono a tracciare un ponte di collegamento tra gli eventi dell'antico passato, che noi abbiamo anche reso mitologici per certi versi, con quello che sta accadendo oggi e con quello che sta per accadere. Quindi questo è l'invito, è l'offerta che loro ci danno, la possibilità della conoscenza scevra da fini di interessi particolari, come siamo soliti qui sulla Terra fare. Ho capito. Romeo, prima di far vedere, preparami il discorso che ha fatto Monsignor Viganò, Marco, per favore, perché qui voglio sentire poi l'opinione di Pier Giorgio, perché è molto ficcante il discorso che ha fatto, è molto, diciamo, chiaro, perché soltanto chi non vuol capire non capisce, chi vuol farlo ignorri, ma se ascolta le parole e fa riferimento a tutto quello che è accaduto, soprattutto nell'ultimo anno e mezzo, può rendersi conto che quello che ha detto Viganò è pura e santa verità, ma poi ce lo spiegheranno i nostri ospiti. Nel frattempo chiedo a Romeo: che cosa ti aspetti oggi, visto le rivelazioni di persone che hanno esperienze dirette con queste realtà e quelle fatte dai governi? Abbiamo sentito anche questi grandi personaggi, insomma. Cosa ti aspetti? Da persona comune... le aspettative che posso avere io sono piuttosto importanti, le aspettative che magari saranno realizzate saranno magari completamente diverse. Intanto, soprattutto, più che dai governi, mi aspetterei che fossero le persone comuni ad interessarsi sempre di più, a essere partecipi di tutta questa evoluzione, un po' prendendo una certa posizione, c'è la possibilità di fare anche cambiare magari chi ci governa, chi prova a guidarci magari in maniera un po' confusionale. E questo penso possa essere una delle cose più importanti, non tanto che il governo faccia, ma che noi, diciamo persone comuni, cominciamo a prendere coscienza, cominciamo a muoverci, cominciamo a darci da fare, perché poi loro siano un po' costretti a cambiare. Altrimenti ci aspettiamo sempre che siano gli altri, attraverso le rivelazioni, che si muovano. È una storia piuttosto lunga. Ecco, questo è quello che io mi aspetterei, che ci fosse un movimento da parte delle persone comuni di continuare alla conoscenza, ma poi soprattutto darsi da fare per cominciare a trasformare le cose. Ecco, vediamo un po' che cosa ha detto Viganò. Regia, per favore. Siamo giunti ad un tale livello di asservimento delle masse da non aver motivo di temere alcuna rivolta, che comunque sarà sedata a colpi di manganello nel silenzio dei media e della sinistra nostra alleata. Quando anche la farsa pandemica non dovesse sortire gli effetti da noi auspicati,
a causa di eventi imprevisti, abbiamo già pronto il passo successivo. L'emergenza climatica come pretesto per imporre la transizione ecologica e lo sviluppo sostenibile. Oppure daremo inizio all'ennesimo conflitto in Medio Oriente, così da provocare attentati terroristici nelle nostre città e seminare il panico tra la popolazione. E se nemmeno questi collaudati espedienti dovessero avere successo, potremmo inventarci, perché no, un attacco alieno sul quale già alcuni nostri amici iniziano ad aprire la famosa finestra di Overton. Cosa più degli extraterrestri può essere considerato nemico invisibile per alimentare la paura collettiva, dopo decenni di film in cui mostriamo invasioni di creature provenienti dallo spazio? D'altra parte, le masse, come abbiamo visto in questi mesi, credono a tutto quello che il mainstream dice loro, per quanto assurdo e irrazionale possa essere. Basta che si veda in televisione. Pier Giorgio. Allora, Vito, faccio una premessa. Negli anni 90 venne qui, nella sede della nostra associazione, un famoso ricercatore americano di nome Stephen Greer, e lui ci disse: ho appena ricevuto da un insider dei servizi segreti l'informazione che esiste un piano nelle stanze alte del potere di realizzare un attacco a delle città terrestri di finti dischi volanti, cioè droni terrestri camuffati da dischi volanti, che attaccando delle città terrestri farebbero precipitare il mondo nella minaccia aliena falsa e militarizzare il pianeta. Quindi quello che io penso è che è quello che stava accadendo. Tra l'altro vorrei ricordare che il 21 settembre del 1987 Ronald Reagan, allora presidente degli Stati Uniti, fece questo discorso all'Assemblea dell'ONU. Una minaccia aliena permetterebbe l'unione di tutti i popoli della Terra, ma non nella pace, sotto l'egida della guerra contro una presunta civiltà extraterrestre. Quindi, siccome il sistema è in una fortissima crisi, loro, come dice Monsignor Vigano, hanno già aperto la finestra di Overton. Per chi non sapesse cosa significa, è una graduale acclimatazione della popolazione a una informazione inizialmente ritenuta impossibile e inverosimile, ma con una escalation di rivelazioni sempre più eclatanti, alla fine questa cosa impossibile diventa una verità accettata. Questo l'abbiamo visto anche con la pandemia, erano anni che ci dicevano ci sarà una pandemia, ecco la pandemia. Non c'è bisogno che la pandemia sia vera, non è importante, l'importante è la percezione della realtà che hanno le persone. Quindi, a parer mio, quello che ha detto Monsignor Vigano ha una radice molto vecchia, e in quanto lui comunque è rappresentante di una istituzione potentissima che è il Vaticano, e il Vaticano già negli anni, questo l'ingegnere Angelucci lo potrà confermare perché il CUN ne ha parlato spesso, addirittura facendo anche delle conferenze all'interno del Vaticano, ogni tanto la Chiesa ha un po' aperto. Vorrei ricordare le famose dichiarazioni di Funes, direttore della Specola Vaticana, e altre, Monsignor Gay Consolmagno e così via, curiosamente tutti e due gesuiti, come questo Papa. Io so che il Cardinale Bergoglio in Argentina si interessava di UFO ed era amico anche di un contattista argentino con cui amava chiacchierare su queste cose. Quindi non è una novità per noi ricercatori questo piano. Lo è per il popolo che fino a ieri, ingannato dai media, manipolato attraverso i film, Independence Day, i Visitors, eccetera, eccetera, oggi si trova abbastanza pronto, attraverso una sapiente regia iniziata in grande stile nel 2017, per essere vittima
dell'ennesimo inganno e dica no, con mia grandissima sorpresa, pochi giorni fa in questo summit di Venezia se ne è uscito all'interno di tutto un discorso dove lui analizza la situazione della società non solo italiana ma anche mondiale all'interno della pandemia, e se ne esce fuori con questo discorso. Quindi quando parlano personaggi di questo livello bisogna stare attenti perché questi le cose le conoscono. Ora certo. Io sinceramente Vito, io non credo che Viganò sia stato folgorato sulla strada di Damasco, io presumo da questi fatti che ci sia una feroce guerra di potere certo. all'interno dei grandi poteri mondiali di cui il Vaticano a pieno titolo ne fa parte, anzi è stato il potere assoluto per secoli e quindi in questa guerra anche tra virgolette tirare giù la maschera dell'avversario è utile per conquistare punti. Quindi cosa sta facendo Viganò? Sta parlando alla pancia del popolo, così come fece Trump, per cercare, lui che adesso è nella fazione perdente, per cercare di conquistare consenso da parte del popolo per togliere potere alla fazione vincente. Questo credo io. Ascolta, mi chiedono quanto manca il contatto massivo. Cosa vuol dire? Ma il contatto massivo, Vito, è il progetto che questi esseri hanno verso la nostra umanità, cioè il contatto ci sarà, quindi questa lenta preparazione che dura comunque nella fase moderna da oltre 70 anni, quindi anche da prima che ci fosse l'incidente di Roswell, attraverso tentativi di realizzarla con abbocchi diplomatici di alto livello, ebbe delle esperienze dirette, ad esempio il presidente Eisenhower. Io ho avuto modo di incontrare a San Marino, ospite di un convegno del Centro Ufologico Nazionale, la pronipote di Eisenhower, Laura Eisenhower, e lei ci ha confermato assolutamente come fatto vero che il suo bisnonno ebbe a che fare con gli extraterrestri, cosa che Eisenhower realizzò con tre diversi incontri in basi segrete, cioè incontri segreti in basi militari americane. La base di Holloman, l'altra base che credo oggi si chiami base Edwards, se non mi sbaglio, ma il patto che proposero gli extraterrestri per il contatto con l'umanità fu rigettato dopo un inizio positivo, fu rigettato dagli Stati Uniti d'America e dagli altri poteri. So anche che ebbe degli incontri il presidente Kennedy che poi fu sparato nella pubblica piazza, quindi è una storia vecchia, il popolo non sa nulla di tutto questo, pensa che siano cose inverosimili. Io certo. Ho un'intervista a un diplomatico ecuadoriano, il dottor Avila Machuca, che inopinatamente nell'ambasciata ecuadoregna in Perù una mattina si trovarono questo signore distinto, abbastanza giovane, che si presentò come comandante di una squadriglia di dischi volanti. Poi Machuca si tenne il segreto per tutta la durata della sua carriera e quando andò in pensione, grazie all'amico ricercatore Jaime Rodriguez, accettò di dare un'intervista pubblica. Ma di questi fatti ce ne sono tantissimi, Vito, ma il potere si guarda bene dal rivelarlo. Quindi okay. C'è il programma del contatto e a partire dall'anno 2000 gli extraterrestri o i dischi volanti, se vogliamo, hanno iniziato a entrare, a sorvolare le piste di atterraggio e di partenza degli aeroporti civili. Quindi c'è un'escalation di interventi che, secondo la logica del dominio mondiale, sono atti di terrorismo. Cioè, così come dice Elizondo, così come dice Mellon, c'è una minaccia al potere perché questi, o come ha detto giustamente l'ingegnere Angelucci, tu hai i migliori sistemi d'allarme e poi c'è gente che entra in casa tua e fa quello che vuole. Certo. Quindi il potere non vuole accettare, cerca in tutti i modi di tenere fuori questa realtà che invece per noi popolo sarebbe un salto di qualità gigantesco perché questi esseri sono pacifici, vogliono aiutarci, vogliono darci una mano a uscire fuori dal caos nel quale la società umana si è cacciata, ma il potere, così come dice Giordano Bruno, il giorno che fu portato davanti al Tribunale dell'Inquisizione, il potere non riformerà mai se stesso. Quindi si stanno giocando l'ultima carta i potenti del mondo, ma la perderanno, perché questo contatto è inevitabile, ci sarà. Ora la domanda è solo, sarà un contatto che avverrà in un momento di pace e di, diciamo, gioia dell'umanità che incontrerà questi esseri provenienti dal cosmo, o sarà un atto salvifico, un aiuto di questi esseri in un tragico momento dell'umanità, perché i programmi che hanno nei cassetti questi signori, cioè i potenti del mondo, è un programma terribile. Lo vediamo nelle continue provocazioni alla Russia,
nelle continue provocazioni alla Cina, quindi l'impero morente non vuole lasciare il passo adesso, neanche agli extraterrestri. Adesso vediamo alcune immagini e coinvolgo Marco Marsile. Marco, vediamo un po' insieme il numero 13, regia per piacere. Vediamo un pochettino queste immagini e le facciamo così spiegare anche da Marco, se vuole ovviamente. Prego. Commander David Fravor spent 18 years as a naval aviator, a pilot. In 2004, he had an unforgettable encounter with an aircraft he said was defying the laws of physics. Tell us what you saw. And we were sent out to the west. Now, take in mind that this has taken place about 100 miles southwest of San Diego, between San Diego and Ensenada, Mexico. Yep. On a clear, perfect day, blue waters. We get out to the spot where they tell us it's at. We start looking around. And both of us, both airplanes, see a disturbance in the water and a white 40-foot long tic-tac shaped object just hovering above the water, going forward, back, left, right. There's no rotor wash, there's no wings, nothing. So as we drive around in a clockwise flow, we get to about the 9 o'clock position, and I said, well, I'm gonna go down and check it out, and the other jet is gonna stay high. So as we go down, when we get to the 12 o'clock position, it starts to mirror us. So it's in a clockwise flow and it's on the opposite side of the circle from us. And we continue this. It's in a climb, we're in a descent, we're getting a great look at it. This whole thing takes about probably up to 5 minutes from the time we show up. I get over to the 8 o'clock position, it's at about the 2 o'clock position, and I decide I'm gonna go and see what it is, and it's about 2,000 feet below me. And I cut across the circle, and as I get within about a half mile of it, it rapidly accelerates to the south in about 2 seconds and disappears. What would you estimate the speed? Oh, well above supersonic. It like a bullet out of a gun, it took off. So from what you know... E poi va avanti perché dice che ha una velocità in pratica supersonica perché è partito come un proiettile sparato. Marco, quindi ci troviamo di fronte a delle cose che nessun umano potrebbe capire e verificare. Assolutamente sì, è evidente da queste immagini come da tantissimi altri reperti filmati e fotografie, è evidentissimo che queste civiltà che ci visitano possiedono una tecnologia infinitamente più evoluta rispetto alla nostra, anzi il mio parere è che loro si mostrino in maniera tale che noi possiamo inquadrarli e inquadrarli in un nostro ambito di conoscenze e quindi conoscerli come mezzi di trasporto e così via, ma potrebbero tranquillamente manifestarsi in forma semplicemente luminosa, quindi di plasma luminoso, come hanno fatto in tante occasioni, sono stati anche filmati e fotografati, e rendersi completamente invisibili. Quindi loro, se si fanno vedere, se si mostrano, è perché vogliono farsi vedere, vogliono mostrarsi, vogliono essere fotografati e filmati per dare un segno che questo famoso contatto massivo di cui si è parlato poc'anzi è un qualcosa di imminente. D'altra parte, Vito e tutti gli ascoltatori, se una persona qualunque come me vive queste esperienze da più di 10 anni, esperienze di contatto di vario genere e tipo, questa sera non abbiamo possibilità di approfondire bene, questo significa che, sempre il mio parere, questo significa che io penso milioni di ragazzi come me vivono queste esperienze e stanno venendo fuori, perché non è che io sono speciale. Quindi se io vivo queste esperienze, è un interrogativo che mi pongo, se io vivo queste esperienze, quante persone nel mondo vivono esperienze simili o maggiori di quelle che vivo io? Quindi questo contatto massivo è già in atto. Poi se con la parola contatto massivo si intende l'atterraggio sulla pubblica piazza a San Pietro, davanti alla Casa Bianca o davanti al Cremlino, l'atterraggio delle astronavi, allora forse dobbiamo aspettare un altro po', anche perché questi personaggi che ci visitano conoscono una sorta di, e riconoscono una sorta di diplomazia, rispettano una sorta di diplomazia tra civiltà che prevede il rispetto della autodeterminazione dei popoli, quindi un loro intervento pubblico e palese, un atterraggio di questo tipo, sarebbe uno shock collettivo talmente forte che provocherebbe una interruzione della naturale evoluzione dell'umanità, della Terra. E loro questo non possono farlo, perché anche loro rispondono a gerarchie
chiamiamole superiori, chiamiamole spirituali, comunque rispondono a delle gerarchie superiori a loro, quindi non sono visitatori che vengono qui in gita turistica a vedere come si comporta il genere umano. C'è un programma di contatto, c'è un programma evolutivo. Loro sono gli stessi che venivano osservati, ad esempio, dal profeta Ezechiele. Vi ricordate cosa si chiedeva Isaia? Chiedeva a se stesso: ma chi sono costoro che volano come nuvole e come colombe alle loro colombaie? Se lo chiedeva già allora. Quindi abbiamo pitture rupestri che dimostrano, pitture rupestri che rappresentano dischi volanti. Quindi questo che cosa dimostra? Che la loro tecnologia del disco volante, quindi antigravitazionalità, capacità di movimento incredibile, è già tale e quale migliaia e migliaia di anni fa. Quindi la loro tecnologia è allo stato dell'arte già da migliaia di anni. Infatti, la meraviglia nostra, sono sincero, quindi mi metto dalla parte del popolo che chiede, cioè la nostra tecnologia è avanzata, diciamo, negli ultimi 70-80 anni c'è stata questa evoluzione, per secoli siamo stati proprio all'oscuro di ogni cosa. E qualcuno mi chiede: ma scusate, se in effetti è vero che ci sono questi dischi volanti, questi extraterrestri, dove sono ubicati? Qual è la loro sede? Da dove arrivano? Qual è il pianeta loro? E qualche altro mi dice: ma con tutti i pianeti che ci sono, con tutto quello che c'è nell'universo, non è che c'è... esistiamo soltanto noi altri. Però qualcuno si chiede, anch'io, da ignorantissimo, mi chiedo: ma scusa, qualcuno potrebbe dirmi, e mi ha detto anche, sì, loro hanno delle basi in ogni dove, basi sulla Luna, basi sulla Terra, su Marte, ma da quale pianeta provengono? Cioè avranno un loro modo di vita che non sia quello che noi vediamo, parlando terra-terra, nei dischi volanti? Prima Marco, poi l'ingegnere, poi chi vuole. Sì, allora, sicuramente a questa domanda Pier Giorgio Caria sa rispondere molto meglio di me. Allora, tu? Quello che ho capito è che una volta che una civiltà raggiunge la capacità del viaggio galattico, del viaggio interstellare, può abitare nel cosmo, può abitare in enormi astronavi, come sono state fotografate, ad esempio, sugli anelli di Saturno qualche decina di anni fa, astronavi lunghe centinaia e centinaia di chilometri. Quindi stiamo parlando di veri e propri mini pianeti che viaggiano e che probabilmente hanno al loro interno tutto quello che occorre ad una civiltà per vivere tranquillamente nello spazio e viaggiare e visitare e vedere, esplorare e magari anche scendere in aiuto di chi come noi ha bisogno di aiuto. Ma questo mi lascia un po' perplesso. Pier Giorgio, cioè come pianeti volanti, perché sì, bisogna vedere la grandezza, non è che possono avere una vita vissuta, vabbè, che possono vivere oltre dei mille ai 1700 anni, però su questo resto un po' scettico, Pier Giorgio. Allora, dobbiamo fare delle considerazioni, Vito. Normalmente si presume che il problema del volo spaziale sia legato al tipo di motore della navicella. Niente di più errato e di più sciocco. Il problema insormontabile del volo spaziale è mantenere l'astronauta vivo e in salute per il tempo necessario ai lunghi viaggi nello spazio. È un qualcosa che noi non riusciamo a fare. Per chi si è interessato profondamente del problema, già i viaggi lunari, che duravano pochissimi giorni, già davano enormi problemi di salute agli astronauti, perché vorrei ricordare che sono stati solo i viaggi lunari gli unici viaggi nei quali l'uomo è uscito dal campo magnetico terrestre, perché per quanto la ISS o la vecchia Mir stanno nello spazio, ma è sempre uno spazio che è all'interno delle fasce di Van Allen, quindi in un ambiente comunque con delle caratteristiche per quanto minimo di tipo terrestre. E poi ovviamente la scienza medica è andata avanti
ma il viaggio spaziale necessita, e quindi qui arriviamo al discorso della durata della vita, il viaggio spaziale, cioè interstellare, uscire dal proprio sistema solare, andare in altri sistemi solari o, peggio ancora, uscire da una galassia e andare in un'altra galassia, richiede delle conoscenze medico-scientifiche di cui noi ancora oggi non sogniamo nulla, cioè non riusciamo nemmeno a immaginarlo. Quindi il controllo sulla salute cellulare che hanno queste civiltà è un controllo perfetto, è un controllo che ha sconfitto la vecchiaia e possibilmente anche la morte, ma ci avventuriamo in campi che magari rendono il tutto per l'ascoltatore medio troppo inverosimile. Io vorrei tornare con i piedi per terra. Allora, intanto la sonda Keplero, lanciata dalla NASA, che aveva proprio lo scopo di cercare pianeti di tipo la Terra nella nostra galassia, non fuori dalla galassia, e già la NASA ci dà una stima ufficiale tra i 4 e i 17 miliardi di pianeti simili alla Terra presenti solo nella nostra galassia. Ripeto il nome perché fa quasi paura. Tra i 4 e i 17 miliardi di terre come il nostro pianeta. Quindi, Vito, dire vengono dal pianeta A, dal pianeta B, dal pianeta C non ha senso, non è una domanda che soddisfa o ci dà un valore aggiunto. Quello che io ti posso ripetere è quello che ci disse all'epoca un contattista messicano che, incalzato dal collega e amico giornalista Jaime Maussan, che a tutti i costi voleva sapere da dove vengono questi esseri, e gli esseri gli risposero così a Carlos Diaz: Carlos, digli al tuo amico giornalista che non è importante da dove veniamo noi, ma è importante che noi siamo qui. Quindi le domande vere a cui l'umanità deve cercare una risposta non è da dove vengono, cosa mangiano, sono alti, sono bassi, sono verdi, sono gialli, sono rossi. La domanda a cui noi dobbiamo dare una risposta, e la risposta la dobbiamo dare perché c'è uno sforzo tecnico, industriale, logistico, umano, scientifico, di civiltà che hanno traslato nel nostro mondo migliaia di mezzi. Solo un'importanza enorme può giustificare uno sforzo di questo livello. Quindi le domande a cui noi dobbiamo dare una risposta sono: chi sono, perché vengono e cosa vogliono? Questo ci farebbe fare un salto evolutivo. Non sapere se vengono da Marte piuttosto che da un pianeta messo chissà dove, magari dall'altra parte della nostra galassia. Sono queste le domande che sinceramente a me interessano. Esatto. E c'è una signora che mi chiede, e vuole a tutti i costi che io la legga, dice: l'altra sera... Una cosa, Vito, scusa. Dimmi. Scusami. Scusa se ti interrompo. Volevo darti così un breve cenno su quel filmato archeologico che hai fatto vedere tu. Sì. C'è un concetto che è quello dell'uovo della fenice, giusto? L'uovo della fenice, c'è il fuoco e la fenice risorge. Sì. Orbene, guarda un po' che questi militari, anche David Fravor, che è quello che ha parlato nell'ultimo servizio della Fox, parla di oggetti a forma di uovo. Ora, siccome noi sappiamo bene che questi oggetti possono generare luce, e nell'antichità il fenomeno luce per gli antichi era il fuoco, perché non c'era energia elettrica, non c'era nessun'altra fonte che desse luce. Quindi non è che magari questo uovo della fenice in realtà erano questi mezzi che emanavano luminosità a causa della ionizzazione generata dal campo magnetico che li fa muovere, e quindi gli antichi li hanno definiti così. Quindi la fenice che risorge dalle sue ceneri, chissà, forse erano questi mezzi già presenti all'epoca. Ho capito. E c'è una signora, la signora Rossella, che dice: l'altra sera sul letto, vicino al cuscino, ho visto una luce sferica di colore verde che brillava, e non c'era nulla in camera che potesse riflettere sul letto. Si notava bene perché le luci erano spente. Chiedo a Pier Giorgio Caria cosa potesse essere. Grazie. Ma guarda, adesso ovviamente per dare una risposta certa bisognerebbe capire bene quello che è accaduto. Comunque accettiamo che la signora abbia visto un oggetto luminescente fluttuare nella stanza. È un fatto normale, perché questi esseri usano queste sonde telemetriche o sfere di luce che possono essere di varie dimensioni, di forma lenticolare, le filmò anche George Adamski, ma anche di forma sferica, di vari colori,
e sono sonde di rilevamento. Vengono chiamati esattamente sincronizzatori magnetici e con queste sfere loro sondano, fanno indagini, fanno rilevamenti nel nostro mondo. Abbiamo addirittura alcuni filmati, uno in particolare girato in un piccolo pueblo messicano dove si vede questa sfera di luce uscire dalla foresta ed entrare nella finestra di una casa. Quindi sono oggetti che vediamo da decenni, li filmiamo. Io nei miei 30 anni di ricerca ne ho visti, manco mi ricordo più, li ho visti in Italia, li ho visti all'estero, li ho visti di notte, li ho visti di giorno. Quindi il fenomeno esiste, però il grande potere che hanno i media sulla mente delle persone e ti fanno credere all'asino che vola. È vero, è vero. Magari, ad esempio, una frase tipica è vedere un UFO e dire ma cosa ho visto, forse non era un UFO. Cioè ci hanno così manipolato nella testa che non riusciamo più a credere a quello che vediamo, cioè non riusciamo nemmeno più a dare una valutazione a vi quello leggo... che vediamo, perché se io vedo un'automobile, un aereo, un elicottero, lo riconosco subito. Vi leggo alcuni messaggi che mi sono arrivati, sono tantissimi, ne leggo alcuni. Buonasera, sono un telespettatore della vostra trasmissione, sono stato testimone di due avvistamenti. Il primo nel 1997, 3 agosto alle 21:10 a Pinerolo, per 3 secondi un disco volante. Il secondo è avvenuto a Sommariva del Bosco il 1 agosto alle ore 6:26 ed era un'astronave. L'ho seguita per circa 40 secondi. Questo è quello che dice un signore. Poi, cosa mi sapete dire dei monoliti comparsi in molti posti sul pianeta, dei quali uno è Aquileia, con 3 superfici a specchio, sezione, triangolo, equilatero? E poi ancora, fate una replica. Sì, la replica lo dico, la faremo domani, vi dirò su Facebook l'orario, sull'84 domani sera lo vedrete in replica. Può chiedere ai suoi ospiti come possono interagire con i nostri satelliti e razzi? Grazie, Dina da Pontelongo. Buonasera, c'è qualche possibilità che eterna sulla Terra, che avvenga una rivoluzione della nostra conoscenza? Dice Giuseppe da Torino. Oppure, ciao Pier Giorgio, è possibile parlare della Dark Fleet nazisti e quanto esposto nei libri di Michael Salla? Dice Filippo. Oppure ancora, mi sono successe tantissime cose come fenomenologia, ma una in particolare è che a febbraio del 2018 di notte vengo svegliata ed ho visto nella mia stanza un'astronave bianca con degli esseri dentro. Vedevo chiaramente un essere femminile con capelli a caschetto, con una tuta aderente di un colore che non esiste in natura, diciamo azzurro, tra una spalla e l'altra un semicerchio luccicante, tra il rosa e l'arancione. C'era un essere maschile molto vicino a lei e più in lontananza nell'astronave c'erano altri esseri. La visione è durata 5 minuti, ma non posso dire altri particolari, se no ci vorrebbe troppo tempo. Che ne dice, Caria? Grazie. E ci sono tantissimi altri messaggi. Dobbiamo credere a questi messaggi, Pier Giorgio, o no? Ti ridico, Vito, quello che ho detto prima. Per entrare seriamente, comunque anche tommasianamente, in tutte le esperienze specifiche delle persone, comunque bisognerebbe entrarci con indagini di campo, conoscere la persona, perché se noi facciamo i faciloni e quindi è tutto extraterrestre, è tutto UFO, poi finisce che nessuno ci capisce più nulla, quindi dobbiamo stare attenti. D'altro canto posso dire che sicuramente, come ha detto già Marco, c'è interazione, c'è il contatto pubblico massivo con tutta l'umanità, non c'è, ma c'è un contatto personale con piccoli gruppi o più numerosi, eccetera, eccetera, che va avanti da anni, quindi questo non è un mistero per chi si interessa del fenomeno. Io stesso, da ricercatore, studiando il fenomeno di astronavi, ne ho viste, ma nemmeno le conto più, parlo di decine negli Stati Uniti, in Italia, in America Latina, di giorno, di no, persino in Turchia, durante una diretta televisiva col canale nazionale russo, turco, scusate, si manifestò un'astronave. Oppure sono stato in una base nucleare militare russa e il comandante ci ricevette nel suo studio privato
a raccontarci degli avvistamenti che avevano sopra i silos di lancio dei missili nucleari. Quindi stiamo parlando di una realtà che, come ha detto Mellon, l'importante personaggio politico di prima dell'intelligence, ormai tutti la sanno sta storia, non è più un mistero l'esistenza degli UFO nelle alte gerarchie scientifico-militari, ma questo non da poco, Pier Giorgio, da tanti anni. Dice una ragazza di Cittadella, il 9 novembre del 2009 alle 8:30 del mattino di un lunedì ne ho viste una quarantina in cielo, alle 10:30 li ho rivisti. A me non ha mai interessato nulla di extraterrestri, ma quell'avvistamento mi ha cambiato la vita. Ho conosciuto Marco, Giorgio e Pierre, una certa Chiara di Cittadella, Padova. Quindi sono tanti qua che mi dicono e mi piacerebbe sapere dove si costruiscono. Sì, se mi permetti, Vito, comunque vorrei lanciare anche un'altra questione sul tavolo dei relatori, degli ospiti, che è l'intervento in aiuto che ci è stato dato in questi decenni in situazioni gravissime. Su questo chiamerei in causa l'ingegnere Angelucci, perché mi piacque tantissimo anni fa una sua ricerca che fece sul disastro di Chernobyl. Ah, sì. Spero di non importunarti, Massimo, ma sarebbe bello che tu raccontassi questa, anche perché questa manca tua ricerca, perché manca poco e quindi è giusto che alla fine della nostra trasmissione che l'ingegnere ci racconti, perché siamo interessati. Prego. Sì, effettivamente mi interessai di questa cosa perché trovai delle persone, siccome sono stato anche in Armenia, e sono riuscito a entrare in possesso di documenti che poi mi furono confermati anche in rete. In sostanza, quando ci fu il disastro di Chernobyl, infatti Pier Giorgio ricorda bene, feci questa relazione al simposio di San Marino, ci fu un intervento su quel reattore che purtroppo ebbe quel problema, ci fu una, perché in realtà loro disattivarono il sistema di raffreddamento per fare una sperimentazione, fecero un grave errore, insomma non riuscirono a riabilitarlo, il successo è che uno di questi reattori praticamente cominciò ad aumentare di temperature e a perdere ovviamente radioattività, come ben ricordiamo. Ebbene, ci furono delle testimonianze che dichiararono, poiché mandarono subito una squadra di rilevamento e trovarono una radioattività ovviamente altissima, quando rientrarono videro un oggetto scendere dal cielo, fermarsi a una certa altezza su questo reattore. Da questo oggetto scese una, chiamiamola così, un raggio, o comunque si vide che ci fu un collegamento luminoso tra l'oggetto e il reattore che durò per alcuni secondi. Poco dopo l'oggetto si rialzò verso l'alto e se ne andò istantaneamente. Ebbene, la stessa squadra che prima era andata a fare il rilevamento tornò sul posto e rilevava la radioattività che prima era ben 3 volte superiore, quindi invece di rilevare una radioattività più elevata, rilevava una radioattività ben ridotta addirittura di 3 volte. Quello che si pensa dagli studiosi che hanno fatto queste indagini e hanno raccolto questo materiale con i testimoni che erano presenti, si pensa che se non ci fosse stato questo intervento i danni anche in Europa che ci sono stati o comunque dietro non sarebbero stati nettamente superiori e molto più deleteri. Quindi ricorda bene Pier Giorgio, effettivamente ha detto bene, non dimentichiamoci che, come descrisse il nostro caro Alberto Perego, pioniere dell'ufologia, nei suoi 3 libri molto belli, che oggi sono una rarità, ci furono tantissimi interventi di questi oggetti proprio sulle basi militari, laddove vi erano pericoli, per esempio, erano soprattutto basi nucleari, pericoli con le testate missilistiche, e dimostrarono di poter intervenire anche in situazioni in cui si stavano creando possibili fughe radioattive o comunque pericolo per eventuali problematiche a questi missili. Quindi effettivamente è così. Ho capito. Vorrei, giusto per chiudere, dire questo. Intanto sono d'accordissimo su quello che ha detto Viganò, perché c'è anche delle ottime lettere assolutamente credibili e fondate allo stesso Donald Trump, con le quali mi trovo totalmente d'accordo. Sono un pochino più, diciamo, critico sul fatto che gli extraterrestri siano tutti buoni.
Non dimentichiamoci che Monsignor Corrado Balducci che venne ai nostri convegni e credeva nella realtà della presenza degli UFO qui sul nostro pianeta, disse più volte che, secondo il suo parere, Dio, come ha creato degli esseri spirituali del nostro livello, della nostra caratura, ha sicuramente, certamente creato altri esseri di caratura spirituale più elevata, ma non era da escludere che potesse aver creato esseri addirittura con caratura spirituale più bassa della nostra. Ecco. Quindi non dimentichiamoci che purtroppo, ed è una dura realtà, bene e male esistono ovunque, esistono sul pianeta Terra come esistono nelle altre parti dell'universo. Riguardo ai viaggi, e qui concludo, come ha detto giustamente Pier Giorgio, vi sono delle zone, soprattutto la nostra galassia, che sono addirittura, diciamo così, idonee per la vita, dove vi possono essere moltissimi pianeti idonei per la vita. Si chiama GHZ, è stata individuata addirittura 20 anni fa da 3 studiosi, e per di più, se oggi pensiamo alla tipica domanda da dove vengono, mi sento di rispondere, ma con la tecnologia che hanno, possiamo ancora pensare a da dove vengono? Probabilmente da dove vengono ad arrivare qui è come per noi fare una passeggiata al mare, perché già oggi noi con le tecnologie ancora arretrate che abbiamo riusciamo a concepire la deformazione spazio-temporale, già introdotta con la relatività newtoniana, e figuriamoci questi che probabilmente chissà quanti migliaia di anni hanno in più di noi di civiltà e di sviluppo tecnologico, che cosa possono aver inventato, aver trovato. E quindi concludo dicendo, secondo me mi meraviglierei se oggi non fossero qui. Non mi meraviglio, se non ci fossero, certo, date le premesse. È come se loro fossero nel 5000 avanti Cristo e noi fossimo ancora all'età di oggi, insomma, ecco, questo è il concetto. Un'altra cosa, Marco, veloce. Marco, siamo scelti noi o ci scelgono questi personaggi per avere i contatti? Marco? Sì, ma scelgono per forza di cose, perché se fosse per me, adesso a fianco a me ci sarebbe uno di loro o una di loro a parlare al posto mio o a fianco a me, quindi sono loro che decidono la metodologia del contatto, perché conoscono, appunto, come abbiamo detto prima, conoscono dei parametri relazionali che a noi sfuggono, e quindi loro sanno guardare i frutti che maturano e sanno anche prevenire eventuali guai. Certo. Quindi ogni cosa che fanno ha un senso. In questo senso vorrei anche dire una cosa su extraterrestri positivi, negativi, ma dal momento in cui possiedono tecnologie talmente evolute, talmente anche potenti da consentire, se usate in malo modo, di mettere in crisi addirittura l'esistenza di un intero sistema solare, perché sono tecnologie che, se usate in malo modo, sono in grado di mandare fuori orbita i pianeti. Okay. Ecco, se le utilizzano positivamente per viaggiare e non quindi si autodistruggono tra loro come facciamo qua sulla Terra, probabilmente, per me sicuramente, quelli che viaggiano, a cui è consentito di viaggiare liberamente nello spazio, sono positivi. Poi Bene. Sicuramente esiste tutta una gerarchia di esseri, anche se vogliamo spirituali, se vogliamo chiamarli con questo nome un po' abusato, esseri vabbè. Non del tutto positivi. Marco, poi sì. Chiudi, perché devo fare una domanda veloce, mancano 5 minuti e voglio concludere con Pier Giorgio. Dimmi. Quello che volevo dire è che il risultato di questi contatti, se sono contatti veri, è che la persona si trasforma e diventa un attivista sociale in favore della difesa dei diritti dei più deboli, per la giustizia sociale, appunto, in difesa dell'ambiente. Insomma, la vita si trasforma in una lotta positiva a favore dei valori. Ok, l'ultima velocemente per Romeo. Romeo, ti stai informando? Ci sono altri gruppi in quel di Campo San Piero che si interessano? Sì, sì. Avete creato? Sì, ci sono gruppi, tantissimi gruppi che seguono sia Pier Giorgio sia Marco per questo processo evolutivo. Qui nel Veneto siamo già in parecchi che portiamo avanti tutto questo, ma anche tu questa sera hai dato inizio, hai aperto la porta. No, una porta, e abbiamo sentito delle cose veramente interessanti,
e penso che sarebbe una cosa veramente fantastica anche da parte tua di continuare questa grande divulgazione, queste grandi informazioni. Sicuramente, intanto voglio capire chi è questo Davide Cristallo, che ci sono una valanga di cose. Dovete parlare con Davide Cristallo, dovete parlare con Davide Cristallo. Chi è? Chi è Cristallo? Pier Giorgio, chi è? Lo conosci? Pier Giorgio? Sinceramente no. No, neanch'io. Mi senti? Sì, ti sento. Non so chi sia, non... sinceramente nell'ambito della ricerca... Ci informeremo. Del contattismo non conosco. Hai due minuti, amico mio, hai due minuti che ti do a disposizione e mi devi rispondere in questi due minuti a questa domanda. Vengono come minaccia... Quali, secondo te, le vere motivazioni di queste rivelazioni del Dipartimento della Difesa americana che propone il fenomeno come minaccia? E questa voglia da parte di questi senatori di far approvare questa legge contro l'arrivo di questi UFO? Però due minuti, che devo chiudere, altrimenti ci chiudono. Sì, Vito, uno dei più importanti è stato il senatore americano Marco Rubio, che nei TG americani ha detto bisogna fare delle leggi, ma si stanno accodando anche altri senatori. Giusto oggi stavo vedendo proprio un altro servizio americano della TV americana di altri senatori che parlano in tal senso. Certo, sono una minaccia, Vito, al 100%, ma sono una minaccia per questa gente. Ah, ecco. Sono la minaccia più temibile per il sistema che domina il pianeta e ha ridotto la società umana in una massa dove ormai parlare di diritti umani, di costituzione, sembra quasi una bestemmia, dove vige solo la paura di salvaguardare una vita forse inutile dal punto di vista materiale. Ho intervistato un magistrato, recentemente ex magistrato, il dottor Carlo Palermo, e mi ha detto: io sono esterrefatto, i nostri padri hanno dato la vita per la libertà e adesso vedo gli italiani uccidere la libertà per salvare una vita fisica materiale. Questo è terribile, questo è il più grave errore che l'uomo, compresi gli italiani, stanno facendo, con un governo illegittimo, perché non è stato votato da nessuno, con un primo ministro che viene dal mondo delle banche, e quindi, come disse Cossiga, è il liquidatore dell'Italia, questa è la mia opinione, lo disse Cossiga in quel programma di Luca Giurato. Quindi questi esseri sono una minaccia per il potere al 100%, ma sono i più grandi amici che noi popolo possiamo avere, perché loro stanno dalla nostra parte. Finalmente c'è un potere grandioso che sta dalla parte del popolo. Grazie. Non dobbiamo avere paura. Signori, grazie infinite per questa meravigliosa serata che mi avete donato. Sono contento. Avremo occasione ancora di ritornare sull'argomento, perché non finisce qui. Dobbiamo capire ancora molte cose. E dobbiamo sviscerare questa materia di conoscenza per tutti. Vuol dire che ci sono persone che ci vogliono bene, che possono intervenire per aiutarci e per eliminare, liberarci da questi malfattori, da questi, io uso un termine così umano, mascalzoni, che ci rendono la vita difficile. Grazie a tutti. Siete stati cortesissimi, un abbraccio, vi faccio così, ciao a tutti. Grazie a te. Grazie. Grazie a te. Grazie, buonanotte e buona salute a tutti. Per quanto mi riguarda questa trasmissione, ci vediamo giovedì prossimo alla stessa ora. Grazie a tutti, fatevi vedere uno a uno, regia uno a uno, fatevi vedere tutti. Ciao a tutti, grazie dell'ascolto. Grazie ancora. Grazie, buona salute a tutti.